Peppa e la sua famiglia sono fuori che giocano a calcio. Oh, mamma, il giardino è un po' in disordine. Hai ragione, Peppa. Di solito nonno Pig mi aiuta con il giardino, vero? Sì, ora non può venire a trovarci e darci una mano come al solito perché dobbiamo stare tutti a casa per un po'. Mi manca nonno Pig e anche nonna Pig. Dai, dai, George. Li rivedremo molto presto. Ho un'idea. Venite con me. Torniamo dentro. Perché non scrivete delle lettere a nonno e nonna Pig? Ma che bella idea! Peppa e George possono essere amici di penna con nonno e nonna. Cos'è un amico di penna? Un amico di penna è un amico a cui scrivi delle lettere e che poi ti risponde con altre lettere. Significa che riceverò della posta tutta mia? Sì, Peppa. Oh, che bello! Cari nonno e nonna, mi mancate moltissimo. Spero di vedervi presto. Con amore, Peppa. PS, il nostro giardino è un disastro senza il vostro aiuto. Venite, Peppa e George. Ora dobbiamo portare le nostre lettere alla cassetta della posta. Ora non ci rimane che aspettare, giusto, papà? Proprio così, Peppa. Sono sicuro che nonna e nonna risponderanno subito. Peppa, George, c'è posta per voi! Sembra dei vostri amici di penna, nonno e nonna Pig. Yay! Leggile, mamma, leggile! Cari Peppa e George, grazie per le vostre adorabili lettere. Ci mancate tanto anche voi, ma non manca molto a quando staremo di nuovo insieme. Ricordate alla mamma di innaffiare le piante. Con amore, nonno e nonna. Oh, niente posta oggi. Sorpresa! Nonna, nonno! Pensavo di ricevere solo una vostra lettera, ma in realtà siete voi! Vi avevo detto che ci saremmo rivisti presto, Peppa. È stato bellissimo ricevere le vostre lettere affettuose. Hanno fatto passare il tempo più velocemente. Siamo stati degli amici di penna fantastici! Hai proprio ragione. Ora diamo un'occhiata al giardino. Sono sicuro che c'è un bel po' di lavoro per me. Assolutamente, nonno Pig. È mattino presto. Il signor Zebra sta consegnando una lettera a casa di Peppa. Posta! Peppa e George adorano ricevere posta. È indirizzata alla signorina Peppa Pig. Sono io! Mamma, per favore me la leggi! Ma certo! È da parte di Delfin Asino. La mia amica di penna! Che cosa c'è scritto? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mamma, perché stai dicendo delle parole così strane? È francese, Peppa. Significa buongiorno. Come stai? E poi che cosa dice? Dame! J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Che bravo, papà! Sono un vero esperto di francese. Che cosa vuol dire? Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente. Non capisco. Non ha nessun senso. Significa, mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici. Era quello che stavo per dire, infatti. Anche io voglio parlare in francese. Magari puoi parlare con Delfin Asino. E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera. Evviva! Bonjour.
Bonjour. Est-il possible che Peppa parle a Delphine? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con Delphine. Pronto? Bonjour. Bonjour. E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va? Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese. Dinosauro. È la prima volta che George va in piscina. Perché non provi a bagnare un solo piede per adesso? Magari con l'altro piede hai meno paura. Forse dovrebbe bagnarli tutti e due nello stesso momento. È una buona idea. Molto bravo, George. Ma prova a non schizzare così tanto, per favore. Arrivano Rebecca Coniglio e il suo fratellino Richard Coniglio. Buongiorno, Rebecca. Buongiorno a tutti. Richard, appoggiati a questa tavoletta. Potrai esercitarti a sbattere le gambe. George, vuoi provare anche tu a sbattere le gambe? Siete bravissimi, ma cercate di non schizzare. I bambini grandi non schizzano. Noi siamo molto bravi a nuotare. Quando George e Richard avranno la nostra età, nuoteranno bene proprio come noi. Non è vero, Rebecca? Sì. Oh! Richard gioca con l'annaffiatoio. Ehi, smettila, Richard! Accipicchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua. Mi dispiace, Richard, ma io non ci arrivo. È caduto troppo in basso per me. Mamma! Io non so nuotare sott'acqua. Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua. Tienimi gli occhiali un attimo, mamma Pig. Via! Ecco l'annaffiatoio! Nonno, c'è anche un letto nella casa della signora lumaca? Oh, no, non c'è. Se io fossi una lumaca, avrei un letto, avrei un tavolo, avrei una sedia, avrei un frigorifero e anche il televisore. Nonno, che cosa mangiano le lumache? Ecco, mangiano soprattutto le mie verdure. Ehi, smettila, bricconcella! Senti, nonno, George e io vogliamo giocare ad essere delle lumache. Usate questi cestini come se fossero i vostri gusci. Fatto! Anche voi ora sembrate due lumachine bricconcelle. E adesso ci metteremo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig. Oh, state lontani dalle mie belle verdurine, piccoli birbanti. E quando nonno Pig inizia a brontolare, ci nascondiamo nelle nostre casette. Sono arrivati gli amici di Peppa. Buongiorno, nonno Pig. Buongiorno, Susie. Per caso siete venuti a giocare con Peppa e con George? Sì. Beh, non ho idea di dove siano finiti. Sono rimasto solo con queste due lumache, vedete? Stavamo facendo finta di essere lumache. Possiamo giocare anche noi? Non credo di avere abbastanza cestini per tutti quanti. Però potreste far finta di essere una cosa molto interessante che abbiamo in cortile. Una carota. Rebecca Coniglio adora le carote. No, Rebecca, non si tratta di questo. Venite con me. A Peppa e Susie piace giocare a tennis, ma George si sente escluso.
George, tu puoi fare il raccattapalle. Giusto! È un compito davvero molto importante. George farà il raccattapalle. Dovrà raccogliere la palla quando cade lontano. Io sono pronta. Oh, l'ho mancata. Raccattapalle! Ottimo lavoro, George! Oh, raccattapalle! Grazie molte, fratellino! Raccattapalle! Accipicchia! A George non piace questo gioco! Ecco Danny Cane, Pedro Pony, Candy Gatto, Rebecca e Richard Coniglio. Ciao ragazzi! Ciao! Noi stavamo giocando a tennis. Possiamo giocare anche noi? Ma non ci sono abbastanza racchette. Oh! Allora facciamo qualcos'altro. Perché non giochiamo a calcio? Sì, giochiamo a calcio! Facciamo femmine contro maschi. A ogni squadra serve un portiere. Io! Pedro Pony e Rebecca Coniglio saranno i portieri. Cominciamo! Gol! Richard Coniglio ha fatto gol. Noi siamo in vantaggio. Così non è giusto. Noi non eravamo pronte. Papà, come mai ti sei sdraiato per terra? Per vedere le stelle è la posizione migliore. Guardate quelle stelle là sopra e immaginate di unire i punti. Quella si chiama Orsa Maggiore. Sì, e le stelle che stanno alla fine puntano verso la stella polare. Wow! Luccica, luccica, dove sei, stella polar? Noi ti verremo a trovare. No, Peppa, le stelle sono davvero troppo lontane. Sono perfino più lontane del mare? Oh, sì, ma sembrano molto più vicine se si usa un telescopio. E ce l'abbiamo questo telescopio? Telescopio, Peppa, tuo nonno deve averne uno in soffitta. Allora perché non andiamo a vedere le stelle a casa sua? Ma adesso è troppo tardi. Anche se è tardi, forse possiamo provare ad andarci, Papa Pig. Evviva! È la prima volta che Peppa e George vanno in macchina di notte. Guardate, stiamo seguendo la stella polare. Luccica, luccica, se continuerai a brillare, noi sapremo dove andare. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a casa dei nonni. Peppa Pig, spero proprio che il nonno e la nonna non siano ancora andati a letto. Che cosa ci siete venuti a fare qui a quest'ora? Vogliamo guardare le stelle. Peppa e George speravano di poter usare il tuo telescopio. Ah, ho capito. Molto bene. Dobbiamo andare in soffitta, seguitemi. Eccola davanti a voi, la vecchia Bess. Wow! Oh. Ultimamente l'erba non è stata tagliata, è cresciuta tantissimo. Seguimi, George. George, sto venendo a prenderti. Peppa e George non riescono a vedersi. Oh! Peppa e George adorano giocare nell'erba alta. Papa Pig vuole leggere un giornale. Oh, oggi è un giorno perfetto per non fare niente. Papa Pig adora non fare niente. Oh, accidenti, Papa Pig. Ci siamo dimenticati di badare al giardino. A cosa ti riferisci, Mamma Pig? All'erba. Deve essere tagliata. A me piace, Alta. Ha il fascino del selvaggio. Mammina, Papino, venite a giocare con noi nell'erba alta. È uno spasso. Va bene. Andiamo a giocare con questa palla.
La palla si è nascosta nell'erba alta. Non riusciremo mai più a trovarla. Forse c'è davvero bisogno di tagliare l'erba. Sì, Papa Pig. Vado a prendere il tosaerba. L'avevo messo qui da qualche parte. Ah, eccolo! Papa Pig ha trovato il tosaerba. Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero. Taglierà l'erba in un batter d'occhio. Dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare Nonno Pig e chiedergli in prestito il suo tosaerba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo. Devo soltanto spingere con più forza. Il tosaerba di Papa Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo Nonno Pig. Un uccellino sta mangiando i semi di Nonno Pig. Ehi, vattene via, uccellaccio! Ah, ecco dove erano andati a finire i miei semi. Erano nello stomaco dell'uccellino. Altri due uccellini stanno mangiando i semi di Nonno Pig. Oh, guarda! Che cosa sta succedendo qui? Nonna Pig, gli uccelli si stanno mangiando tutti i semi che pianto. E noi stiamo cercando di mandarli via. Non serve proprio niente inseguirli, tanto ritornano sempre, guardate. Abbiamo bisogno di uno spaventapasseri. Che cos'è uno spaventapasseri? Non è altro che un fantoccio fatto con la paglia, ma gli uccelli lo temono molto. È davvero un'idea fantastica, Nonna Pig. Ci penso io a farlo. Venite tutti con me. Ciao, ciao, uccellini! Stiamo andando a fare uno spaventapasseri! Questo è il capanno degli attrezzi di Nonno Pig. Qui c'è tutto quello che ci serve per fare uno spaventapasseri. Iniziamo! Ho bisogno di due rami e di un po' di spago. Li cercheremo noi! Peppa ha trovato dei rami e George ha trovato dello spago. Ottimo! Adesso legherò questi rami insieme ed ecco il corpo. Nonna Pig ha trovato della paglia e un vecchio sacco. Perfetto! Metterò la paglia dentro al sacco in modo da formare la testa. Adesso allo spaventapasseri servono dei vestiti. Qui dentro ci sono degli abiti vecchi. George ha trovato un vestito. Non va bene, George. Il signor spaventapasseri non vorrà indossare un vestito. Peppa ha trovato un cappotto. Sei stata brava, Peppa. George ha trovato un cappello. Bel lavoro, George. Che bel lavoro fa il signor coniglio. Mi scusi, posso timbrare anche io? Certo che puoi. Aspetta, adesso ti trovo della carta. Qui ce n'è ancora. Forse è meglio se utilizzi dei fogli bianchi. Ecco a te. Peppa adora giocare con i timbri. Signor Coniglio, mi piace molto il suo lavoro. Bambini, proseguiamo. La prossima è la signora Gatto. Miau. Buongiorno, Peppa e George. Buongiorno. Il mio lavoro consiste nel disegnare delle forme su questo computer. E poi mando in stampa le figure. Wow! Ve ne faccio un'altra copia. Grazie, signora. Che bel lavoro fa la signora Gatto. Posso farlo pure io? Credo che sia il turno di George adesso. Papà ha ragione, George. Anche tu devi metterti a lavorare. George sta facendo dei triangoli azzurri. E adesso li stampiamo. Mi piace davvero molto il suo lavoro, signora. Oh, e adesso vi faccio vedere cosa faccio io. Sì, andiamo. Ecco la scrivania di Papa Pig. Il mio lavoro è piuttosto complicato. Parto da grandi numeri, analizzo i dati e per finire calcolo il valore di tutte le incognite. Sembrerebbe un lavoro molto importante. Anche tu usi i timbri, papà? No. Usi anche tu il computer? No, ma uso i pennarelli colorati. Papà, possiamo giocare coi tuoi pennarelli? Ottima idea. Peppa e George adorano disegnare. Io disegnerò casa nostra. Invece George farà un dinosauro. Peppa
Nonno Pig sta usando il metal detector per cercare dei tesori. Aha! Il metal detector segnala qualcosa. Forza, scaviamo qui. Ho trovato una moneta! È un tesoro! Evviva! Coraggio, bambini, cerchiamo ancora. Aha! Abbiamo trovato qualcos'altro. Sembra molto grande. Santo cielo! Certo che questo tesoro è davvero pesante! Accipicchia, questo non è un tesoro nascosto. È solo un carrello della spesa arrugginito. Oh! È meglio finirla con la caccia al tesoro. Chi vuole costruire un grandissimo castello di sabbia? Io! È proprio un'idea stupenda, nonna Pig. Nel frattempo io controllo la barca. Nonna Pig aiuterà i bambini a costruire un castello di sabbia. Intanto nonno Pig si occupa di importanti faccende di bordo. Ah, come si sta bene. Magari potrei chiudere gli occhi solo un pochino per farli riposare. Nonna e i bambini stanno facendo un castello. Hanno bisogno di tantissima sabbia. Usano i secchielli per dare la forma alle torri. Che splendido castello! Evviva! Torniamo indietro. Oh, dove è finita la barca? Guarda, nonna! Oh no! Nonno Pig si è addormentato e la barca si sta allontanando. Dobbiamo svegliarlo ad ogni costo. Gridate più forte che potete. Nonno Pig, svegliati! Svegliati! Oh no, nonno Pig è ancora addormentato. È troppo lontano, non ci potrà mai sentire. Siamo bloccati su quest'isolotto. Allora siamo naufraghi.